Come potete vedere, qui abbiamo l'accensione elettronica sulla GT380. Come potete notare, la placca dell'accensione elettronica è più piccola della placca originale su cui sono montate le puntine, per cui è stato fissato in questa maniera, utilizzando le viti originali delle puntine che mantenevano la placca. Tramite delle rondelle è stata messa in posizione. Il sistema è abbastanza efficace e non c'è rischio di spostamento, anche perché ci ho fatto un po' di strada e non sembra soffrirne. Qui vediamo il nuovo elemento che contiene, come potete notare, i magneti, i quali ruotando danno l'impulso ai pick-up. L'unico problema di questa accensione, che è una Boyer Brunsen, è il fatto che, essendo tre magneti, la scintilla viene scocca contemporaneamente da tutti e tre i pick-up. Ciò significa che, leggendo il numero di giri con una pistola, per regolare l'anticipo, il numero di giri che verrà letto sarà triplo, ovviamente. E questo rende probabilmente un po' difficoltoso regolare l'anticipo, ci vuole una pistola molto buona che possa essere dare letture affidabili anche a numeri di giri, di 9.000 giri, ad esempio, tarandolo a 3.000. E qui sembra abbastanza semplice. Poi il mio meccanico ha anche installato la centralina da quest'altro lato. Scusa un attimo. Ecco qui la centralina, installata sotto il fianchetto sinistro in questa maniera, non dà fastidio. E questi sono i fili che arrivano dai pick-up e quelli che poi vanno alle bobine. È stato installato inoltre un fusibile da 7,5 A per proteggere il funzionamento della centralina e prevenire eventuali rotture o bruciature. Per il resto non credo ci siano ulteriori modifiche fatte sulla moto. La moto sembra funzionare bene. Facciamo una prova. Ho appena rimontato i carburatori.